leader di riferimento di tutta la coalizione e, come ho detto in altre occasioni, io continuerò a difenderlo dalle istituzioni, all'interno delle istituzioni, a difendere i programmi e le battaglie che abbiamo portato avanti fino ad oggi. Ma non è imbarazzante per voi continuare a stare in questo governo con il vostro leader decaduto? Sarà imbarazzante qualora questo governo non faccia le cose che noi riteniamo giuste per i nostri elettori e quindi abbandoni quella moralità del fare che ci ha insegnato Silvio Berlusconi. E poi Forza Italia ha fatto una scelta diversa, si è catalogata all'opposizione, si è posizionata all'opposizione. E credo che non sia giusto legare le sorti di Berlusconi alla stabilità di governo. Penso di poter difendere un agricoltore e difendere Berlusconi contestualmente, farlo all'interno delle istituzioni come è giusto che sia, ma continuo a ritenere che Berlusconi sia vittima di una grande ingiustizia e questo paese ha bisogno di una riforma della giustizia che non sia per una persona o contro una persona, ma sia nell'interesse dell'Italia. Sarà questa la vostra prima battaglia? Assolutamente, sarà fra le nostre battaglie e sarà una priorità, anche perché oggi il Partito Democratico non ha più alibi, ha scritto una bruttissima pagina della storia di questo paese e si è assunto tutta la responsabilità delle scelte fatte. Fuori dal Parlamento.